A me che sia maschio o sia femmina, alla fine è uguale, ce n'è sempre, sempre mio figlio, lo amerò allo stesso modo, quello è ovvio. Ovvio, è un sogno avere per me anche una figlia, una femmina, c'è sempre stato questo sogno dentro di me. Quindi ho pensato, se domenica, quando scoppierò il palloncino, fumogeno, quello che è, uscirà femmina, mi Ti? raserò i capelli a zero. Non ci credo. Della Space Family. Sì, mamma sta sull'altalena e si sta Sì. addormentando perché ha sonno. Infatti adesso, dopo il giochino dell'altalena, andiamo a dormire un pochino, vero Abbiamo mamma? montato l'altalena. Questo era il regalo di compleanno, uno dei regali di compleanno per Martino. Ed è da ieri che lo portiamo qua sull'altalena del E si nostro rilassa, giardino. devo dire che si rilassa. Comunque un saluto anche a questo camion qua che sta facendo un casino e io nel mentre Salve! dovrò tagliare No, tutto. non tagli, salve! Salve, grazie per il casino del camion. Io direi innanzitutto di mettere a dormire mamma. Martino l'abbiamo messo appena a dormire, è crollato, raga, aveva un sonno. Oggi in questo video, essendo che mancano 3 giorni al baby shower, Mamma ok? Tre mia. giorni, noi sapremo se qui dentro c'è una femminuccia o un maschietto. Madonna. Quindi c'è un mamo o una mama. Tra 3 giorni. L'ansia si sente, la sentite? Sì, Anch'io adesso. la sento. Sì, secondo me sabato la sentiremo proprio Mamma tanto, mia. perché sarà il giorno dopo, domenica. Comunque, ragazzi, abbiamo deciso, perché se non lo facevamo adesso non lo potevamo fare più, di fare un È vero, può video essere l'ultimo video di tutta la nostra vita. sì, diciamo, non è che scegliamo il nome in questo video, Vabbè, diciamo no, che ci vabbè, però. facciamo un'idea in questo video dei nomi maschili e femminili che ci Esatto. sono, quelli che ci piacciono di più, quelli che ci piacciono di meno, perché comunque domenica, vuoi non vuoi, sapremo se è maschio o femmina, quindi dovremo togliere poi o tutti i nomi maschili o tutti i nomi femminili. Intanto facciamoci un'idea perché Quindi diciamo questo video è per siamo in alto farci mare. un'idea sui nomi, soprattutto sui nomi maschili, perché sui nomi femminili guarderemo anche i nomi femminili, però diciamo che il nome Però femminile, abbiamo un nome già sì, per prestabilito la femmina nostro c'è già, dall'inizio della gravidanza di Mamo. da quando ci conosciamo, Esatto. diciamo, questo nome. Però, a parte Quindi quello questo, maschile non ce l'abbiamo proprio, cioè è proprio buco no, nero, buco buco nero. totale, sì. Però oggi con noi c'è un grande amico. Chi, amore? Lo faccio comparire? Vai. 3, 2, 1. E voilà! Eccole qua, le nostre borracce Air Up. Il nostro Perché, amico. allora, dovete sapere che io sono una fan Sì. sfegatata di Air Up, Allora, cioè noi proprio. Air Up lo usiamo veramente quotidianamente perché ci dà veramente una mano nel bere. È una cosa pazzesca, è una cosa pazzesca. Praticamente attraverso questi pod. Esatto, che ognuno ha un gusto diverso che potete scegliere voi, raga. Io amo pesca follemente, cioè il mio preferito è pesca, poi c'è Coca-Cola, poi ce ne sono tanti altri, però pesca è il mio Ma preferito. in realtà questo pod, per chi non conoscesse ancora AirUp, ma ormai penso che la conoscete tutti AirUp, ragazzi, se non la conoscete ancora, veramente, noi ve la super Ma l'ho consigliamo. consigliata a tutta la mia famiglia, cioè non solo a voi. Perché con questa vi giuro che riuscirete a bere di più e soprattutto berrete No, è acqua, vero. acqua, proprio È acqua, vero. senza niente dentro, coloranti o cose, acqua al gusto, perché il Che gusto lo preferite voi, sentirete. ma il gusto lo sentirete tramite il pod, che praticamente fa questo effetto, come lo chiamo io, magico, che mentre bevi il naso ti gioca un brutto, cioè un bello scherzo, tra virgolette, perché tu annusi il pod mentre bevi, involontariamente, ovviamente, lo annusi. Il gusto che ti entra nel naso si fonde con la trachea e sembra che ti stia bevendo acqua alla pesca oppure a qualsiasi altro gusto avete scelto voi. Quindi è una cosa tipo, per me è magica, spaziale, come la Space Family. Però veramente, raga, io questa borraccia, io Che la tra amo, l'altro cioè. questa borraccia qua ce l'ha mandata adesso ai Ah rap, sì, sono le ma è borracce nuove. 850 ml questa, Quindi contiene Raga, è ancora di più enorme. acqua E devo dire ed è anche che è bella. molto fresca. Sì, la tiene Cioè più che fresca. tiene l'acqua molto fresca. E niente, vi lasciamo qui sotto. In descrizione, vi lasciamo qua sotto in descrizione tutto su AirUp e anche il nostro codice sconto. Bene ragazzi,
Andiamo a. Io ne usufruirei subito del codice sconto, raga. Andiamo! IRAP, io l'amo. IRAP. Comunque, sulla mia borraccia rap ho messo questa cosa della Marvel perché ce l'abbiamo uguale identica e stiamo utilizzando lo stesso pod e lei ha paura di scambiarla. Quindi niente, questa A era me una ne che c'hai chicchetta. azze e te la scambio, Ma però mi hai detto, metti qualcosa se non ti va perché con, bene, no? io con la borraccia IRAP, raga, dato che la bevo tutti i giorni, mi segno quanta acqua bevo, capito? E se me la beve lui poi non vale più, Giusto. perché poi si abbassa l'acqua e penso che l'ho bevuta, in realtà l'ha bevuta lui. No, non va bene, ognuna la sua. Sono Giusto. molto gelosa della mia IRAP, sappiatelo. Giusto. Guarda. Comunque io sono intasata di direct, veramente, del, che mi chiedono di IRAP, IRAP, IRAP. Raga, vi abbiamo lasciato il codice sconto, correte. Allora, dato che Martino dorme, io devo ancora preparare da mangiare. Prendiamo i Riomare Patè. Prendiamo, sì, mangiamo Monti, mari e monti oggi. Secondo Ma l'Istat, dammi i nomi più tempo. belli maschili sono. Tu dimmi quanto ti piace, Vai. da 1 a 10. Alessandro, No, zero. 0, mio Zero. fratello. Lo so, a me piace, la verità. Saluto a tutti gli Alessandro. Allora, facciamo questo gioco oggi che secondo me è molto bello. Noi il nome che diciamo, se vi chiamate in quel modo, scrivete io Scrivetemi i mi chiamo nomi. Alessandro, Anzi, io mi no, ogni chiamo. persona si chiama in quel modo mette un like. Commento è un like, almeno Commento noi sappiamo un sotto che vi chiamate così. Allora, secondo l'Istat i nomi maschili sono Alessandro al primo posto proprio, in like. italiano. Mamma mia, scusate, Poi boh. c'è Lorenzo. No, Niente Lorenzo. Mattia. no, Andrea, che può no, essere usato maschile e femminile molto spesso. no, no, Non ti piace no, Andrea? Ci dispiace se vi ma chiamate così, perché mi piacciono ragazzi. quelli Sono i italiani a gusti me? nostri. Gabriele. Mamma mia, no, Riccardo, no, no, Riccardo! mi ricorda uno della classe mia, Un un saluto ragazzo. a uno della classe sua. C'è Tommaso. Carino, carino Tommaso. Tommaso. Tommy, Tommaso! Tommy, Tommy Tommy. carino. Tommy carino. Comunque, quelli sono i primi nomi più usati in Italia, c'è scritto. Ah, Invece femminili ho trovato. vai. C'è Sofia. Non è brutto Sofia. Ti piace? Ti piace? Perché per me il più bello è Sara. Ma devi chiamare tuo figlio e tua figlia, ma che vuol dire? Nome più bello del mondo è il Ma mio non è vero, Sara. non è più Come non è bello. vero? No, Mazza, dimmi che non è il più no, bello del Mare, mondo. no. Veramente? Sinceramente no. Sono i nomi più belli di Sara. Sara. I Nomi nomi più più belli di belli di Sara. Sara. Sì, i Chi? più belli. Chi? Boh. Chi? Letizia. Ma stai scherzando? Zia. Zia. Giuro. Ma Era veramente? una mia ex. Aia! Aia! Faceva Cretino. l'estetista. Dai, amore, per Poi ci favore. Chi pensano è tutto il giorno. Non ha Letizia? nessuno a amare E Letizia. Per perché hai detto Letizia? farti arrabbiare, Veramente ti piace amore. Letizia? Però mi piace il mio nome. Non sto scherzando. Letizia. Mi piace amare Letizia. Vabbè, comunque. Sofia. Ti piace Sofia? Carino, ma io Letizia. Cioè, Un saluto a tutta Letizia. la Sofia e le Letizia. Aurora, Letizia. Aurora. Che brutto. Aurora, Aurora. A No, me no, piace non mi come nome piace, a Aurora, me non ti piace? no. Ma da femmina sai che mi piacciono tantissimi nomi? Sai perché mi piacciono le femmine? Mi ricorda tutte le mie donne. Oh, amore. No, mi sto sentendo. No, No, non te lo amore, fa. amore, io No, non ho mai avuto nessuna no, donna. Amore, no, te lo giuro, amore, io non ho mai avuto nessuna donna oltre a te. Davvero, amore. Cioè, se io penso a un'altra donna che ho avuto, non riesco a pensarci. Cioè, c'è un buco nero. Cioè, vedo sempre solo la tua faccia e mamma. Non c'è mai stato nessuno prima di te. Aspetta, andiamo avanti con i nomi Ma dell'Istat. intanto posso Dai, cucinare! cucina intanto. Giulia. Shh, Giulia, Giulia, ti piace chiudiamo Giulia? la Ti piace Giulia? porta. Non ti piace No! Giulia? Mi ricorda. Non le piace. No, Ginevra. Ginevra Ginevra è no. carino. No, non mi Ti piace. piace Ginevra? Mamma No. mia, non mi piace. Nomi da femmina non le piacciono. No. Beatrice? No. No. Alice? No, no. Alice? No, Alice la sardina, quella da mangiare, non mi ricorda l'Alice, il sott'olio, l'Alice sott'olio. Ah, già. Sì, abbiamo lo stesso problema comunque. Che noi associamo i nomi alle cose. Sara? Sara è un bel nome. Significa principessa. Vittoria?
Carino. Carino. Emma. Bello, bellissimo, mi piace. A me per bellissimo, niente. Bellissimo, io lo amo. A me per niente. Emma per H2O. Sì, Emma per H2O. Cioè, avevo proprio i gusti diversi. Emma a me non mi piace bellissimo, proprio. Bellissimo, Emma. Non mi piace proprio. Emma è bellissimo. Ludovica. No, non mi piace, è troppo lungo. Matilde. Carino, mi piace. A me sa di Mantide. No, perché mi ricorda Matilde il film. Matilde. Sì. Vabbè. Quindi per me Matilde, Emma. Un saluto a tutti i nomi che abbiamo salutato. Raga, però una cosa, non ve la prendete, cioè sono gusti, eh. Se sì. Uno mi dice il tuo nome fa schifo. Ma poi tra questi nomi dico, qua vabbè, cavoli, non cioè. C'è il nome che sceglieremo, Cioè non, tra questi nomi qua cioè noi non sceglieremo il nome, noi ci stiamo facendo un'idea dei nomi che ci piacciono in generale. Vabbè, la femmina ce l'abbiamo già. La femmina noi ce l'abbiamo già, il però il maschio non è detto che ci sta nel video, il nome che sceglieremo da maschio se è maschio. Ah no, se fosse maschio. Se fosse maschio. Se fosse maschio. Se fosse maschio, se fosse maschio, se fosse maschio, se fosse maschio, ah, se è femmina. Vabbè, però l'idea del nome maschile se la devo fare, no? Con sì, ma infatti video, io con questo video mi faccio un'idea del nome maschile, capito? E spero che da domenica io questa cosa non ci penserò più del nome maschile. Cioè, saprò già domenica il nome della femmina, poi vedremo quando dirvelo, però Però raga, non ve la prendete, cioè no, veramente, ci tengo un botto, perché io sono molto schietta, ma sono anche divertente, cioè nel senso, ironizzo anche ogni tanto, quindi non ve la prendete se tu te chiami, che ne so, Marcella, Augusta, Terzini, Asattini, e te dico che non mi piace, perché se tu mi dici che a me che non ti piace il nome mio Sara, non fa niente, raga, ci famo una risata sopra, capito? Bello, 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 prendete con ironia sempre tutto. Esatto. Comunque, andiamo avanti con no, questo video, cerchiamo le nostre fanpage si chiamano così e ci rimango male io se ci rimangono male. Poi vanno a una mamma, voglio cambiarmi il nome perché la Space Family non gli piace il mio nome. Ragazzi, stiamo scherzando. No, sono gusti. Va bene, amore, cucina, cucina, gusti, no, gusti. Aspetta, devo vedere i nomi maschili. Vengo io. Allora, i nomi femminili ne affronteremo un po', ma affronteremo di più i nomi maschili perché del maschio voglio. Proprio non abbiamo proprio idea di niente. Però tanto sarà femmina. Amo, se dove fosse entra? Maschio. Tutto a posto. No, amo, veramente. Allora, sei maschio, sei femmina. Mi metto a piangere. Raga, sei maschio, mi metto a piangere. Perché? No. Così per uno è per gioia e per uno è per tristezza. No, sto scherzando, non è vero, dai, sarei contento comunque. Se fosse femmina. Comunque proprio ieri ci sono arrivati i gusti di Air Up. E questo qua non l'ho mai provato. Spera, sì, questi li ho provati, qua ne abbiamo un sacco, ragazzi, guardate quanti ne abbiamo. No, fagli vedere. Guardate quanti ne abbiamo. C'è la cola, raspberry lemon, la pesca, questo è quello che ama Sara. Ricola, anche molto buono, molto buono. Ce ne abbiamo veramente tantissimi, raga, questo per farvi capire che noi lo usiamo effettivamente sempre, tutti i giorni. E qui c'è la Winter Collection che ci hanno anche inviato. Ragazzi, se non l'avete mai provato, davvero ve lo consigliamo. Soprattutto se avete problemi nel bere. Perché molto spesso uno dice: oh, non ho voglia di bere, non ho voglia di bere. Santa, questo raga. Davvero ti fa venire voglia di bere. Sì. Che quindi fa benissimo. Super consigliato. E continuiamo. Come sei messa, amore? Sto facendo pelando queste... le carote. Le carote per mamma, ma io. Io ho dei nomi, amore. Dai, voglio farlo corti, anch'io. Corti e rari. Da maschio, corti erano da maschio. Siete pronti anche voi? Diteci cosa ne pensate. Vediamo. Allora, Zaccaria. Zaccaria. Nome bravo. Beh, è corto, Significa Zaccaria. Memoria di Dio. Niente. È corto, Zaccaria. Vabbè, qua c'è. Lupo. Dal latino lupus. Bello, lupo. Lupo è bello come nome. Bello, lupo. Lupo. Bello. C'è il leone, ci può stare lupo. Lupo. Milo. Milo e Ciro. Questa canna a testo dei Milo. Sì. Milo. Milo no. Cotogno. Togni Cartonio. Di quello è Tonio. Milo Cotogno. Noè. Quello è Tonio. Noè. No, no, te prego. No, no. Te prego. Ascanio. No, te prego. No, te prego. Cioè, dai, come si dice? Qual era il film? Tito! Aspetta, Ascanio mi ricorda il film Natale in India. È qualcosa così, sì. Il figlio Ascanio. Di De Sica. Esatto. Il mio figlio, oppure De Sica si chiamava Ascanio. No, era Ascanio De Sica, sì. Tito. No. No, no. Zeno. Zeno sembra... No, no. Zenit. Ah, Zenit. No, deriva infatti da Zeus. Zeno. Ah, ok. Brando. No, De Brando. Lo volevano chiamare Martino. Arlo Brando. Ti ricordi che dicevano Brando? No, è cosa? Lella? Sì, ciao, Lella. A noi ci dicevano...
Chiamatelo Brando. Brando, è nato Brando Bisegna. No, grazie. Orlando. Bloom. Orlando non è brutto. No, non mi piace. Non ti piace? No. Camillo. No, no. Camillo no, no, raga. No, dai. No, non esageriamo, no. No. Nomi rari femminili, invece. Sara. Sei pronta, amore? Vai. Isotta. No, te prego. Ma questi sono i nomi quelli Mirta. Che non hanno. No, sono rari. No. Mirta. No. Alma. No. Berenice. Berenice. Sai che tra questi è quello che mi piace di più? Berenice. Ti giuro, Berenice. Ti no, dico abbiamo altri? Nomi, cioè Glenda, abbiamo cose Glenda, differenti. Artemisia. Diamante. Diamante è bello. Priscilla. No, ti prego, no, no. Non ti piace Priscilla? No, no. No? Bice. Bice Bisegna. Bice Bisegna. Bice o Bice? Raissa. No, non nome piace. Russo che significa Rachele. No, non mi piace. Niente, nomi rari mi hanno trovato poco e niente. Mo vado io. Lupo. Deriva da lupus. Oh, lupo è bello. Allora, io avevo in mente Ares. Cioè, è nato il dio Ares. Ma lei sta male proprio qua, bellissimo. Ragazzi. Ares nella è, testa. È Ares. Gli piace Ares. Sì, piace tantissimo Ares. Ma Ares per un cane. No, il dio Ares. È nato il dio Ma Ares. Ma non è un dio Ares. È Ares Bisegna. Non è un dio Ares. Non si è può chiamare dio Ares Bisegna. No. Perché non... Raga, noi abbiamo sull'applicazione Gravidanza Più i nomi italiani, africani, americani, arabi e brasili. E adesso vediamo i nomi vasta, cechi. C'è una vasta scelta, i nomi cechi. Sì. Cioè che non si vede. Allora, cechi, cioè cechi. Slovacchi. Uh-huh. Jakub. No. No. Jan, mio nonno. Jan mi piace. Ti piace? Come Jan, ecco, Jan. Come Jan Someralt. Mio nonno si chiama Jan. Lo so. Adam. Kentmon, no. Tomas. Jefferson, no. Matias. Matias, no. Sarà Mattia. Filip. No. Andrei. Ondrake. Andrei. 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 No. Wojciech. Wojciech. Cos'è un Pokémon? Wojciech. Wojciech, un Pokémon. Matej, mio cugino. Ah, Matej. Vedi, Matej. E Matej. Perché non sapesse lei slovacca, cioè ha origini. David. Lukas, mio fratello. Ah, Lukas. Dominic. Toretto. Martin. Martin. Che poi Martin quando abbiamo gli slovacchi scoperto, lo chiamano Martinko. Abbiamo scoperto poco tempo fa tramite mia mamma, ciao mamma, lo so che stai guardando questo video, che il nonno di mia mamma si chiamava Martin. Martino. Martin. Martin. Vabbè, sì. Però in Italia è Martino. Daniel. Shimon. No. Petr. No, Petr no. Peter sì, no. Petr. Guarda, guarda come c'è scritto. Petr. Petr. Eh sì, Petr. Petr. No. No. Stepan. Stepan. No. Cos'è? Stepan. Antonin. Antonin. Michal. No. Christoph. No. Vaclav. Christoph Colomb. Vaclav. Vaclav è... Mikuláš. Ah, Mikuláš. Il babbo natale fake. František. 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 No, non ti piacciono, vabbè. No. Nomi nomi africani. Vai, qualche nome africano. Zaire. Zaire. Armani. Armani. Gelani. Gelani. Ayani. Kwame. Kari. Asante. Asante sana coco banana. Elon Musk. Elon è bello chiamarmi. Elon figlio. È figo. Elon Bisegna. Tafari. Tafari Bisegna. Tafari. Ma che cavolo dici? Tafari. Entra con me a Tafari, immagina. Safari. No, Tafari, immagina il re leone, il cattivo Tafari. Capito, ma perché pensi a tuo figlio come il cattivo del leone? Sì, mi immagina. Sì, sì, no, Tafari Arriva come Tafari. Nome di un cartone. Tafari. Sì, Tafari. Vero? Bello, però non per nostro figlio. Kei. Kei. Kazi. Kazi. Olamide. Poi piramide. Barak. Barak. Obama. 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 Kimoni. Polo. Kimono. Polo. Abu. Abu. E Sien. Quella di Aladdin. Aben. Koyo. Koyo, Koyo. Vabbè, dai, aspetta, andiamo su dei nomi. Aspetta, no, ma che ce ne piace uno? Che ne sai? Io. Va bene. Olan... Canadesi, no, canadesi, vediamo. Liam, bellissimo. Liam è carino. Però Liam Bisegna suona male. Liam. Ma cioè, io noto male? Che i nomi stranieri con col cognome ma con Bisegna sta male. Ma perché è pesante, Bisegna. Non è pesante. Bisegna. Ti credo Bise. Bisegna. Perché la gna, ciao, li aggiunge. Allora, William. Carino William. William Bisegna. William Bisegna mi piace. Bello. Mi piace William, anche poi Will. No, non, però Will, non mi piace Will. William. No, no, William Bisegna no. Mi piace. Benjamin. Benjamin Franklin. Benjamin. Benjamin mi piace. Benji. Benji.
Benjamin, bello Benjamin. Ben. Logan. Logan è molto elegante come nome. Logan. Logan è bello, Zoe 101. Ma vai a cagare! Logan. And never seen you send me a look at you, look my dear. It's gotta go today. Yeah. You wanna get baby irape, baby di più. Tira su il pod, bevi anche tu con i rap, tu posh. Questa è la sponsorizzazione più bella dei rap mai vista. Nathan Olivier Giroud, si è girato Giroud. No, Masterchef, Olivier. Ah, Olivier con i maschi. Ma che era quella cosa da mosca? Giroud. È un calciatore che si gira e segna. Mason, beh. Mason, Mason è killer. A me sembra un serial killer. Ma che è bellissimo un serial killer. Ma come è bellissimo Freddy Mance. Owen. Oh, Owen. Oddio, Owen è carino. Owen. Owen bisogna, però suona male. Ryan. Ryan carino. Charles, no. Charles Leclerc. Hunter. Nolan. A me sai che me lo piace Put. Put. Mi piace tantissimo Put. Ti piace Put? Ti piace tanto Put. Cos'è Put? È un nome. Put. Put. Poi copriamo un gatto che... Però è femminile Put. Elliot. Bug Elliot. Elliot. A piacere amici. Lo siete visto? Bellissimo Bug Elliot. Elliot è bellissimo. Elliot. Tristan. Ciao nonna Sandra che ti guardi il segreto. Tristan. Tristan. Antoine, no, no. Comunque vedi, nome maschile è tosta. Vogliamo i nomi tedeschi. Ma a posto siamo. Finn. Finn. Mica si chiamano Ash Miversen. Ce l'hanno i nomi, Cioè, Felix. Oddio, il gatto Felix. Bellissimo il gatto Felix. Oscar. Oscar. Vabbè, tornerò fra poco. Va bene. Con altri nomi. Siamo ancora in un buco nero. Comunque, amore, mentre aspettiamo di mangiare, questo video sarà lunghissimo, vi avverto. Sì. Perché è già stato. Vabbè, ma voi, allora gli piacciono i video. Vabbè, ragazzi, questo è uno di quei video tanto lunghi. Esatto, quelli che vi piacciono a voi, che ci chiedete sempre. Quando finisce prima dei 20 minuti, no, pazzesco. No, comunque io esco. Dove? Esco veramente. Torno fra un quarto d'ora. Ma okay? Veramente? Giura? Te lo giuro. Dove vai? Tu finisci di preparare da mangiare. Ma veramente Martino, che fra poco si sveglierà, prepara per noi. Ma prendi i Pokémon? No. Tieni. Dove vai? Vado. Torno fra poco. Da comprare una cosa arrivo. Ok? Sì. 10 minuti. Bene. Ma veramente? Sì. Dove vai? Esco 10 minuti e torno. Vabbè. Stavolta non torno con un tatuaggio. No, infatti. Guardate il tatuaggio, ragazzi, che a che livello è? Che buona, raga. Tutto distrutto. Mi dispiace per quelli che ci avevano creduto veramente, ragazzi. Mi dispiace, però era vinto. Comunque, esco, amore. La cosa più bella, ciao, è che amore, ti sei messa lì, diga, sotto, ciao, i commenti. Ciao, amore, ciao. Vado, ciao. Ma veramente stai, sì, andando? Ciao. Ci vediamo fra poco, ragazzi. Ciao. Sono tornato a casa. Ma sono tornato senza niente. Ma com'è? Amore. Sai cosa ho fatto? Dove sono andato? Ho girato 3 supermercati. Un fruttariolo della strada, tutti. Fruttariolo? Sì, fruttivendolo. Ma perché? Perché volevo comprare... Che volevi comprare? La pesca. Mamma, va. Okay. Ma non è periodo dei peschi, dove? Non lo sapevo, mi hanno detto devi tornare fra 4 mesi. Perché oggi siamo diventati una pesca. Oggi siamo una pesca, quindi volevo andare a comprare una pesca. Cioè tu sei uscito, sei stato tutto questo tempo fuori per cercare una pesca che ovviamente non troverai mai? Sì, amore. Non ho trovato la pesca. Ma ti credo, amore, non è tempo di pesche. Beh, pesca come nome non è male. Femminile. Sì, per un cane sì. Per un cane, vabbè. Se vi chiamate pesca mi dispiace. Ed eccoci qua. Sì. Martino fa la pappa. Adesso Martino, sì, è giunto il tuo momento. Allora, se avessi un fratellino maschio, cosa che dovrebbe essere femmina, credo, mamma. Ma tu sai se è maschio o femmina? Adriano, ti piace? Secondo me è femmina, papà. Alessio? Sì. Nessuna espressione. Antonello. Angelo. Armando, come mio padre, come tuo nonno. No?
Aurelio. Baldassare. Baldassare. Bartolomeo, Basilio, Battista, Benedetto, Camillo, Carlo, Celestino, Celio, Costantino, Cristian, Dante. Dante significa azienda ed è un nome che è legato al famoso poeta italiano Dante Alighieri. Come significa azienda? Azienda. Azienda. Donato. Donato. Elmo. Sì, abbiamo donato un elmo. Emanuele, niente, troppo difficili questi nomi. Ma perché stai guardando quelli italiani? Ho capito, come lo vuoi chiamare? No, Francis? Nomi stranieri. Come nomi stranieri? Sì. Tobias? No, te prego, un compagno mio di classi elementari. Un saluto anche a lui. Yuri? Keki? No. Un altro compagno mio delle medie. Questi nomi, eh. Alan! Oddio, gli hai fatto prendere un colpo, mammi. Lo so che papà urla non ti troppo. Ti piace Alan? Carmen. Mami. Celine. Clara. Clara penso solo ad Heidi. Pure io, mi piace tantissimo Clara. Heidi. Sì, Heidi, certo. Perché no? Amore, ma che stai dicendo? No, non chiameresti mai tua figlia Heidi. No, Martino e Heidi. Che Martino coppia. Martino e Heidi. Sono carini. Già. Però i maschili, vai, vai. Maschile tosto. Ma vai sul. Però magari domenica esce femmina e siamo a posto. Magari. Perché femmina ce l'abbiamo. Se esce maschio, tosta. Eh sì. Cioè allora, nomi che piacciono a me in generale. Vabbè, però, amo, in futuro nostro figlio, metti caso, è maschio, vedrà sto video, no? Cioè, dillo che anche se è maschio. Ma anche se è maschio, ovvio, io scherzo sempre, ovvio. Il mio sogno sarebbe avere anche una bambina nella mia vita, una femmina, una figlia. Se fosse un altro maschio, basta, nel senso, va bene lo stesso, arriveremo a 7 figli, fino a quando non arriverà la femmina. Sì, però certo. Lo amerò come amo Martino, come amo la mamma. Ma sì, è ovvio, io scherzo, che non capisce che è uno scherzo. Sebastian? No. Sebastian non era il coso della sirenetta. Sì. Qualche nome straniero, guarda. Vai. Joel. No. Leon. No. Ryan, Sin, no. George, Luis, Harry, no. Will, Jared. Will è carino. Will è carino. Will è come carino. Will Smith. No, come Will di Stranger Things. Vabbè, Zach. Zach è carino. Io invece Cody. Logan sì, Paul. Come mi sono fissata con Logan. Kevin. No. Ah, beh, pure Kevin è carino. Vabbè. Boh. Si mangia e oggi passa il tonno e cipolla. Mangiamo sul divano perché raga io sono troppo stanca. Non ce la faccio provare. Ma chi ce ne frega a noi. E beviamo ovviamente. Ah, yeah. Io ce l'ho qua ovviamente. Buon appetito. A dopo. Buon appetito. Ci vediamo dopo. Bene. Abbiamo mangiato. E adesso amore dimmi 5 nomi maschili e 5 femminili. Che mi piacciono. Che ti piacciono. Tieni. Ok, abbiamo finito di mangiare, sono piena come un uovo, raga. Cioè, vi giuro, una stanchezza allucinante mi è presa. Perché dopo che mangiate, vi è venuto a biocco così. E Martino è qui con noi e Vale sta montando un cactus. Un appendiabiti a forma di cactus, è vero, mamma? Ok, allora, 5 nomi maschili e 5 femminili. Per quelli maschili, io dico che mi piacciono Logan, Diego, Armando Maradona, Ares, il cane, Zayn, Malik, piace Zayn, eh? Piace Zayn, sì, io sono Zayn, Zayn e Zayn, è scritto così, ma ti immagini Zayn bisegna, bello, sì. Logan, Diego, Ares, Zayn, un altro mi piace, Ferdinando, mi Giovanni, piace Arturo, Caleb, sì. Ma tu stai male con il nome. Ma l'avevo scritto Caleb. Ah no, mi ricordavo adesso, mi sono ricordata Caleb. Sì. Ma amore, dei gusti veramente orrendi. Bellissimo. Vai femmina. Poi femminili mi piace Emma Marrone. No, ti prego, non mi dico così che io quando dici Emma penso a Emma Marrone. Io penso a quella d'H2O. Non vado adesso c'è Emma Marrone. No. H2O no? No. Che Emma Marrone no. Grace Anatomy. Non va bene. Zoe 101. Allison chi è? Di qualche serie TV? Allison è la classica che arriva con la borsetta. No, è di Pretty tutta Little fichetta, Liars. Bionda. Sì, è di Pretty Little Liars. A posto siamo. E poi? Allison.
E poi Ivi. 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 Ivi bisogna. Ma guarda, Ivi per un cane. No. Ellison bisogna, ma te ne immagini. Ellison, mamma mia. Tu stai, hai proprio di... Mamma mia, che bello. Prati di telaier tutta la vita. Vabbè ragazzi, vi dico i miei maschili e femminili Vai. Preferiti. Mamma mia, tantissimo, ma non mi dica solo gli anni, te prego. Davanti alla talena, dove abbiamo iniziato questo video. Non mi ricorda solo il nome maschile bello. Caleb. Bellissimo. Ma Caleb non è quello di Twilight. Caleb. Sì, è il padre delle cose che fa il dottore. Sì. Il vampiro dottore, Caleb. Sì. Vabbè, andiamo a fare i miei. Andiamo. Bella, Eccolo qua. Mamma sull'altalena. Mamma! E rieccoci qua dove tutto è cominciato. Vai, dici due nomi maschili e femminili. 5 allora, e 5. Maschili. Amo, dai. Roberto. Oddio, no. No. Armando. Dai, amo. No, veramente. Come dai, mio padre. Amore. No, per Una favore. Una volta si chiama così. Ma non mi interessa, non fa scherzi. Dai, 5 nomi maschili. Dai, su. Roberto. Oddio, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Dimitri. Grazie a tutti per aver visto questo video e ci vediamo. Peter. No, amore. E Pan. No, ragazzi, maschio non lo so assolutamente, ma tanto non importa perché domenica, facciamo così, domenica. Sa, se il destino allora, va se nella tu direzione. Adesso fai una capriola per terra, sarà femmina. Vai, mo, vai, mo. Oh, no, mamma. No, Non mi sono fatto niente. Non ci ho fatto niente, papà. Si è spaventato. Non ci ho fatto niente, papà. Si è spaventato, mamma. Dai, 5 femminili. No, dicevo. Allora, femminile ce l'abbiamo. E se il destino va nella direzione che è sempre andata, che abbiamo sempre seguito, domenica sarà femmina. Che bel silenzio. E il nome ce l'abbiamo. E il nome è... Che okay, ha bippato, sicuro. Ho bippato. Se maschio, Ma penso che avremo un programma per togliere il bip. Se maschio avremo comunque tanto tempo per pensarci, perché avremo davanti ancora tanti tanti mesi, quindi con calma lo andremo poi a scegliere insieme al signor Mamo, che sceglierà poi suo fratellino. Giusto, sì, signor Mamo? Sì. E invece se il femmina del mondo, se femmina Mamo avrà una sorellina che si chiamerà. Ok? Ti piace? Ultima cosa, la dico adesso e potrei anche pentirmene. Non te ne ho parlato, amore. Che? Ma ci ho pensato in questi giorni. Che? Me la tenevo un po' dentro, l'altro giorno ci ho pensato. Che? Che cosa? Amo, che cosa? Allora, a me che sia maschio sia femmina alla fine è uguale, ce n'è sempre mio figlio, lo amerò allo stesso modo, quello è ovvio. Ovvio, è un sogno avere per me anche una figlia, una femmina, c'è sempre stato questo sogno dentro di me. Quindi ho pensato, se domenica, quando scoppierò il palloncino, fumogeno, quello che è, uscirà femmina, mi... Ti? Raserò i capelli a zero. Non ci credo. L'hai detto? Ok, oh, amo, l'hai detto, Ma tu, sì, va bene, amo, mi lasci? L'hai detto, non ti lascio, no, che cazzo ti lascio, pure se sei brutto, non ti lascio. Ma sarei brutto con i capelli pelato? Guarda, per lui sono brutto pelato. No, l'hai detto, non puoi eliminare la clip. Va bene. Giura? L'hai detto, sì. Punto. Così, immaginati tra 20 anni, quando lei dirà, io gli dirò, se lo sai che io per la tua nascita mi sono fatto pelato? Oh, amore, è impossibile che lo fai. Vabbè, ma c'ho quasi 30 anni, una volta pelato. Allora, secondo me non lo fai, non lo so. Sei sicuro? Veramente lo faresti? Se è femmina, forse, probabilmente sì. No, probabilmente, o lo dici o dai, no, se probabilmente. Se è femmina lo faccio, mi lo rado fai? Tutto a zero. Veramente? Poi mi metto sempre il cappello tutti i giorni della mia vita. Vabbè, restante. Non fa niente, tanto ricrescono in 3 mesi ce l'hai di nuovo. Veramente? Va bene, sì.
Più raga, speriamo che è femmina. Lo stesso giorno devi rasi. Ma eh? Tu speri che è femmina? No. Perché mi vedi pelato, cioè. Lo stesso giorno devi rasare. No, lo stesso no. No, come no? No, dobbiamo andare avanti prima di Argonaz. No, il giorno dopo. Il giorno dopo. Il giorno dopo. Okay. Vabbè ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video della Space Family, perché domani metteremo proprio qui in giardino il gonfiabile gigante. Domani. Domani lo mettiamo il gonfiabile gigante, perché poi dopodomani poi ci sarà il baby shower. Pronti per il video di domani? Sei ragazzi, pronti? Ci vediamo sei domani, pronti? Mettete like se ci sarete e iscrivetevi al canale. E scrivete qua sotto anche tra tutti i nomi che abbiamo detto quali sono quelli che vi piacciono di più, diciamo la vostra top 5. Esatto. Ok? Ciao ragazzi, grazie a tutti per aver visto il video. Ci vediamo domani in un nuovo video della Space Family. Comunque posso ancora tagliare il fatto che ho detto pelato, adesso no, ci pensiamo un attimo. No, mo, dai, hai mo. Detto ormai, no. No, no. No, non va bene. Mamma, ma pelato, ma mi puoi vedere pelato? No, mo, ti prego, l'hai detto. Fate degli edit di me pelato, per favore, no, così vedo come vengo. No, l'hai detto. Non sono pronto. Vabbè, sì, dai, amo, ci l'hai pensiamo. Detto. Ci pensi. No, va bene. Va bene. Ciao, mamma. Ciao. Ciao. Ci vediamo domani.